Sì, allora partiamo dall'Inter che conferma con Conte, appunto, mister Conte, le scelte dell'ultima partita con l'Atalanta, quindi Capitan Handanovic in porta, in difesa Godin, De Vrij e Bastoni, Skriniar parte dalla panchina, a destra tutta fascia D'Ambrosio che ha fatto una bella partita e anche il suo quarto gol stagionale, così come Young, e vengono confermati sugli esterni sia D'Ambrosio che Young, Barella, Brozovic e Gagliardini in mezzo, quindi si torna al 3-5-2 davanti, la coppia che tanto bene ha fatto quasi per tutta la stagione, dico quasi per Lautaro, Lukaku, Lautaro con Sanchez, quindi che parte dalla panchina. Se volete anche andiamo con il Getafe, un Getmento di José Bordalás molto difensivo, con Soria in porta, in difesa i due uruguayani esterni Suarez e Oliveira, con Exeita e Gené il capitano al centro della difesa, a destra una vecchia conoscenza del calcio italiano, della famiglia Pozzo, all'Anni Om, che però è solo passato dall'Italia per poi andare al Getafe, al Granada, lui è un terzino ma giocherà alla destra, a sinistra il talento Marco Curella, forse uno dei migliori della squadra dal punto di vista tecnico, i tre medianacci Arambarri, Maximovic e David Timor in mezzo, e il solo Jaime Mata, da temere, 11 gol quest'anno. Larga ora per Suarez, il cross in mezzo, pericolo, colpo di testa e subito la grande parata di Handanovic che si deve distendere sulla sinistra, e questa è una vera occasione, attenzione quindi al Getafe che quando va in avanti si rende pericoloso, ed è proprio, anzi no, non è stato Mata ma il centrocampista che veniva, pericolo, ancora il tiro respinto, ora Handanovic in uscita fa sua la palla, ma qui qualcosa da rivedere dietro, questa è una grande occasione per il Getafe, perché il cross da sinistra di Cucurella ha trovato Mata in aria e poi in scivolata l'Inter ha salvato con De Vrij, Bastoni, ma pericolo ancora, difesa messa male, eppure una punta, sono tre centrali e non era, voglio dire, un contropiede. Messi male, l'Inter dà l'impressione di non essere entrata con la testa giusta. Ora però Inter che ora recupera la palla con Lautaro nel cerchio del centrocampo, se ne va sulla tre quarti, ora arriva in aria il tiro di Lautaro, la parata di Soria che si distende sulla destra e devia il pallone e può ripartire Suarez perché la palla non è terminata sul fondo. Qui una bella iniziativa di Lautaro che è partito da lontano, si è autoservito, poi è entrato in aria dalla destra e ha tirato un bel diagonale, diciamo, raso terra. Ora lancio lungo per Lukaku che entra in aria, attenzione, sul sinistro il tiro e il gol di Lukaku, gol dell'Inter che si porta in vantaggio al 33esimo, l'avevamo detto, c'era qualche segnale e finalmente arriva l'Inter che la sblocca, l'esultanza di Conte che esulta così come tutta la squadra ovviamente, Inter in vantaggio e il 30esimo gol in questa stagione di Lukaku, un record per lui che raggiunge, visto che parlavamo degli 82 punti della stagione del triplete, proprio il numero di Milito, 30 gol in quella stagione, lancio lungo dalle retrovie, Lukaku si difende molto bene il pallone con il corpo, il lancio è di Bastoni, dalla parte di sinistra se la porta sul mancino, diagonale molto preciso dove Soria non ci può arrivare, nell'angolino più lontano. Internazionale 1, Getafe 0, dai, bene, bene, pericolo scampato. Possiamo dire che la capacità della stagione, ogni decisione, attenzione ancora il colpo di testa e la parata di Handanovic, il colpo di testa di Mata, Handanovic non era una parata difficilissima, però non si è fidato, non era neanche facilissima, sì, però, perché... sì, era centrale il colpo di testa di Mata, quindi lui ha preferito alzarla sulla traversa, era leggermente in avanti, non fuori posizione, e quindi con la mano destra ha smanacciato in calcio d'angolo. Ripeto, qui le marcature sono un po' allegre, non vorrei che l'Inter pensasse già di aver vinto la partita, perché non è assolutamente non così, credo che possa pensare. Correre, poi richiamato dal VAR, ha dato il rigore, parte Molina che è entrato da poco contro Handanovic, 75 minuti di gioco, Molina contro Handanovic, attenzione, momento decisivo della partita, parte Molina, il tiro è fuori, 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 e quindi Handanovic si salva così come l'Inter, ma è bravo a rimanere fermo Handanovic che è un pararigori, e qui Molina cerca di angolarla il più possibile, tanto angolarla da tirarla direttamente fuori. Campo arriva ora a ridosso dell'area di rigore, allarga a destra per D'Ambrosio che la dà a Lukaku al centro, anticipato, ma arriva ancora Barella per Lukaku di destro, fuori, clamoroso, no, errore clamoroso, di Big Rom, c'era sia Sanchez, è clamoroso, ma ha provato a tirare di destro e l'ha presa male, ripeto, Barella per D'Ambrosio, la dà al centro, sbaglia Exeita, bravo Barella a crederci, la dà per Lukaku che aveva due possibilità, il tiro di destro in porta o anche proseguire su Sanchez che era solissimo sul secondo palo, prova a tirare, la prende Michele, male, palla moggia fuori. Da Lukaku può perdere la forza, non la precisione. Che vediamo se allarga a destra, sì, per D'Ambrosio che entra in aria, è solo il cross, la palla va ancora da Eriksen, il tiro, il gol del danese.
che risponde subito con un gol e prova a mettere in difficoltà Conte e l'esultanza anche di tutta la panchina ora proprio con Conte Oriali, il raddoppio dell'Inter all'83esimo, azione proprio, lancio lungo da dietro su Eriksen che allarga per D'Ambrosio, palla al centro, respinta maldestra della difesa, arriva Eriksen e ribadisce in gol, Getafe 0, Inter 2, lo 0-2 per chi chiama da fuori Milano, bene così. Beh, bisogna...